comunque. Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buonasera, voglio a Forza Napoli. Io ci sto che sempre, che ogni tanto mi faccio vedere. Sta per iniziare Napoli-Inter. Per noi è una partita normale, perché ormai gli obiettivi sono raggiunti, capo? Che obiettivi? Abbiamo perso tutto qua, a parte. Questa partita è più per l'Inter che per noi. Però ci sono fatti, è un motivo. Ma più per i tifosi, è una categoria dei tifosi. Stanno sulla a qualificazione Champions con l'Empoli, sanno Marinero. Stasera, hanno per me e basta. Solo per certi tipi di tifosi dell'Inter. Poi il resto gli stimo, come stimo altra tifoseria. Però per quei bastardi che ci discriminano, vada sulla la qualificazione di Champions con l'Empoli in casa. Gol! Mamma mia! E che sei stato che hai chiamato? Ma da boom! Ma che era? Non si lura! Mamme bombevi! Ma che castagna! L'ana mi dite! Viva! Mamma mia, guardate, guardate, guardate che sassata, guardate un po' che sassata, è un e due, bum 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 bum, a famocca, è un, vamos Napoli, sì, Mertens, bum bum bum, Mertens, due, vai lì, non conto un cazzo sta partita, ma è una soddisfazione che ci hanno pigliato, per certi diffusi all'interno. È una soddisfazione, ma città, all'ultima da festeggiare, se siete capaci con l'Empoli, all'ultima, è una soddisfazione da me, che va città, io non c'ho niente contro di voi, però chi tocca il mio popolo ha già schifo. E so tre, avamo cate, cucù, tete, mamma mia. Bre, vamos Napoli, vamos, non conto stesso in quasi, ma goduri assai, vamos Napoli, vamos! Mamma mia, ma che pulitia fa in Champions? E fa figura e mezzo, ne? Che pulitia fa in Champions, ne? E fa figura e mezzo, state a casa, state a casa, sono quattro che si arrivi vincendo a Milano, oh buu, a Coulibaly, ma ricordate, buu, e ma facete, buu, sì però, buu, a brucio, buu, oh culo, ma da fa buu, facete buu, io non dimentico, ve l'ho detto, non c'ho nulla contro di voi, nulla, ma vada solo all'ultima giornata, se siete capaci, e vi dico un'altra cosa, Spalletti, visto schifo, conto, non conto, arrivo, se non vi fa qualificare in Champions, che dopo 7 anni vi ha portato lui in Champions, fa buono, peggio mamma retata, fa bene. Ciao, buonanotte, Gianluca, ricordati che se domani mi giamo, sono 6 punti che ci prendiamo con voi, mi prendo un po' in giro. Gianlu, m'ho letto bene. Fammo leggere. Buonanotte, ricordati che domani se diciamo sono 6 punti fatti con voi. Ti prendo un po' in giro. Ancora più convinto, Gianlu. Mamma mia, guardate quanto sono bello questo. Zucusa non finisce qua. Il piccante, guardate qua. Questa produzione Domenico Covone, limonitica pura. Puro sangue, proprio guardate, che limone, voglio, che dente, chi si urapa, e mezzo litro di zucchi, limonitica, mezzo litro, avete visto le recce? Avete visto, voglio, la recce? Io non ce l'ho con voi, non ce l'ho assolutamente con voi, buu, ricordò, io non dimentico, per quella razza di merda, che avete fatto a Milano, godo, ma godo proprio assai, perché questa partita, come avete visto le reaction su Instagram, vi invito a seguirmi, come avete visto le reaction, non contava niente, assolutamente zero, non conta niente, ma è una soddisfazione personale,
per le schifezze che pure quando non ci stiamo, pure domenica scorsa, hai a fare i cori contro di noi. Ma chi cazzo va caga? Ma chi? Giallo, tu avevi detto il terzo posto. Ti voglio ricordare che sta l'Atalanta a coppa a te, ma state a pari punti. E bada sulla con l'Emboli, l'Emboli si deve salvare. Si deve salvare. E poi godo papà palla, sai perché? Il professore Lucas. O maestro, scemi foggi, godo proprio a palla. A Milano abbiamo perso 1-0 e la partita l'abbiamo fatto noi. Abbiamo fatto. Canamma pigliata a pallonate e dovete ringraziare la Madonna. E chi lo padre Pia e Sant'Antonio che sta lì sopra, che tutti i contropiedi che abbiamo fatto, facciamo sempre spreconi. Se no sta partita fanno pure 6, fanno. Sto sempre trattando pure 6 e diciamo che è finita 5, sapete perché? Perché colpe destre con i balichi va alla vada a porta chi è un gol puro puro. E poi voglio dire un'altra cosa, ma quello è rigore, è un rigore che sarà fa 3 o 4 passi e poi go. Yeah. È un rigore kill, si può mai dare un rigore del genere, quanti contatti si fanno. In quel, voi adeguate 5 minuti prima tempo e 5-10 minuti secondo tempo. Basta, che sta l'Inter? Questo è l'Inter. Gianluca Castellano, un mio amico, io voglio bene. Mi dispiace solo per te e per tanti amici come te, credimi, ti giuro, tu lo sai che persona sono. Ma puriest no, ci godo papà a palla, a pallettone, a trick traccaci. A triccaballac ci godo con voi, ma solo per questo. Io ti dico una cosa, ti ringrazio per la promessa che hai mantenuto, perché la promessa, Gianlu, se uno la dà, chi la mantiene è a home. E tu hai dimostrato che sì. Anche se parliamoci chiaro, io ti avevo detto che dovevi dire, quando rovesciavo osicchio, fa una cosa. Rovesciate la nota che stasera è avuto 4 e ti hanno trattato. Io ti dico solo questo, io adesso con te metterò un'altra scommessa come abbiamo parlato, non lo so quale scommessa, fammi vedere, come ti ho detto, calcio mercato eccetera, tu hai detto fai arrivare contro e poi dopo la voglio mettere la scommessa. Ma è nato scemo in due calci italiani, chi l'è cazzuto, ma chi l'è nato scemo? È nato esaltato. Ma non si capisce niente, l'Empoli che vince 4-1. Non si capisce niente, ma vedete un po' che sto campionato italiano com'è falso. Com'è falso? Ma adesso tutte le squadre in retrocessione, all'ultimo mo vengono tutti i partiti. Ma chissà perché, ma bella buona, quelle là che adesso stanno... retrocedendo, ma tutto quanto è bene, come è sta cosa? Come funziona sta cosa? Ma secondo voi chi è che ci può credere? Solo uno scemo ci può credere, solo un coglione ci può credere. Vedete noi abbiamo fatto la partita, andiamo a vincere, perché voi avete festeggiato, se siete capaci con l'Emboli dovete festeggiare, e ve l'ho detto già nelle recchio, il motivo. E mo vi dico pure un'altra cosa che già vi ho detto nella recchio. E se fosse a Spalletti, come va già portato in Champions League, roppa 7 anni, e così vi faccio fare l'Europa League. E mo chiamate per conto, va. Ma secondo voi, no? Secondo voi, perché voi sapete, io sono bello e caro. Poi alla fine, se vorrei parlare, sapete quanta video Castellani, il video del bagno, me l'ha fatto 2 giorni fa. Se volevo fare video contro video per fare viso, li faccio io, faccio i video quando c'ho voglia, perché se non c'ho voglia e non c'ho tempo non li faccio, perché non so come a certe fissate. Ma parliamoci chiaro, no? Ma sì, personalmente da allenatore, essendo tutto sto schifo, conto, non conto, ancora in campionato in corsa, ancora che vi dovete qualificare in Champions, perché matematicamente state con un passo dentro e un altro fuori, no? Questo clima arriva conto, non arriva conto, secondo voi, no? Secondo voi è una cosa giusta. Se quello è cazzuto e vuole fare l'infame, Spalletti, parlamoci chiaro, che molti di voi mi criticano,
Perché dico la verità? E la verità a voi va a bruciare il culo, a tutti. Il problema è che se lui vuole fare l'infame, chi le mette in condizione che l'embala da favici? Mette una squadra, perché l'indicazione le dà lui. Quindi mette una squadra e dice, no, non mi vengo qui, don. Perde, vince l'Atalanta, vince il Milan. E voi andate a fare le roba lì, che poi chiamate qualcuno, va. Che va a fare l'Europa League, vediamo se viene Conte poi a fare l'Europa League, vediamo un po'. Ma lo parlo normale, che, ma pure con il Napoli, a fare già nomi, viene questo, quello non vuol venire, quell'altro viene, se ne va quello. Guagliù, su campionato italiano veramente è diventata una barzelletta, è diventata una barzelletta. Troppi soldi, troppi interessi, troppa schifezza, troppo... Ma... Mi hanno fatto vedere una scena pure Cristiano Ronaldo che ha reagito. Vero che è stato ammonito che ha reagito. Cristiano Ronaldo. Ma tu in tuo Real Madrid facevi bravo, facevi il professionista a giocare. Ma dai, perché cacciate tutto stucciato con gli alberi? Perché sapete che voi con gli alberi potete fare qualcosa in più dagli altri. Ciò non toglie che voi siete una squadra forte. Ma questo non vi... autorizza a tenere tutta questa conferenza e tutto sti vaffanculo facile. Non so se mi spiego. Perciò voglio su calcio italiano è diventata una munnezza, una mondizia vera e propria è diventata. Ma gita, è meglio seguire la Premier League, almeno ti diverti a vedere e poi non dire tanta falsità. Qua è diventata una barzelletta. Ricordo quando ha usato Piato Scudetto 7-8 giornate prima, che matematicamente ha vinto lo scudetto, non si capisce niente, non si capisce, camminava senza stimoli, però sta partita io la volevo vincere, ma per un fatto che già vi ho detto nella rec, già lo indirizzi, pigliatevi chiste, non so accettarci, pensate che sì, tutte le occasioni, allora pensate che se tutte le occasioni, pure i contropiedi, le avremmo realizzate, arriva fa così a portare il muro, non si può, arriva la cascetta, arriva via. Godo, voglio, vamos Napoli, vamos, ciao, voglio un bacione, sempre e solo forza Napoli, ma che tutto riesca a munnez, e si gelimu, vamos Napoli, vamos! Sempre e comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso, mi innamorai di...